Siamo in Piazza Cattedrale, la storica cornice bitontina, e andremo nei meandri della città di Bitonto per ascoltare i pareri e soprattutto come i cittadini si stanno preparando a questa insolita vigilia di Natale. Come ci prepariamo a questa vigilia? Ci prepariamo, insomma, facendo un pranzo leggero sicuramente, e poi sulla cena, insomma, classico cena con pesce, baccalà, insomma, è qualcos'altro di tipico della vigilia, insomma. Le solite cose, le cose a base di pesce. Poi sinceramente lo spirito natalizio non è che ci sia tanto per tutto ciò che sta accadendo, quindi figurati. È l'indispensabile che stiamo prendendo. Oggi a pranzo facciamo un piccolo aperitivo, niente di che, e poi stasera qualcosa di sobrio, giusto per mantenerci. Sto prendendo un po' di focaccia, tutto qui. Che mangiamo? Le solite cose, le solite cose. Quanti siete a tavola? Come vi state preparando? Quattro persone. È una vigilia insolita questa. Sì, come, sì. Come la vivrete? Normale, come tutti gli anni. Si spera. Avete paura di questo virus? Anche se a me sì, almeno sì, sì. Come vivrete l'anno prossimo? L'anno 2021? Chissà. Avendo attività non è bello. È una vigilia molto strana, però cercheremo in ogni modo di renderla speciale, passandola con pochi familiari, ma buoni sicuramente. Cosa mangiate? Mangiamo un piatto pugliese e milanese, sono degli spaghetti alla chitarra con pomodoro datterino giallo, mandorle e olive da giasche, ve lo consiglio. Già fatti i regali? I regali sì, però devono essere ovviamente scartati, e più che altro, insomma, il resto della famiglia ci sarà, diciamo, sarà fatto poco in famiglia, però sicuramente, insomma, anche dopo Natale qualche altro regalino potrà essere fatto. Beh, per il nuovo anno sicuramente non possiamo prevedere rose e fiori, ma ci auguriamo, insomma, che ci sia una situazione molto migliore, ecco, se non nei primi mesi, ma con l'andare del tempo, insomma, andando verso la primavera. Ci auguriamo questo sicuramente. E ne usciremo più forti, apprezzeremo molto di più ciò che ci è stato sottratto quest'anno. Il fatto che stiano uscendo i vaccini, sono abbastanza fiduciosa su questo. Mi auguro, insomma, che è vero che arrivino e finisca presto questa situazione. Dopo aver ascoltato i pareri dei cittadini, non mi resta che augurarvi buon Natale e felice anno nuovo.